7 luglio, qui fa azienda agricola Morigoni di Zagarolo City. Ecco a voi che vi presento le mie colture che vanno avanti alla grande. E il video è indirizzato innanzitutto a Ramazio Giuseppe, ingegnere, mio collaboratore, per fargli vedere che dall'altro ieri ad oggi che cosa è cambiato già nella produzione dei pomodori. Vedi? Guarda qui, guarda. Guarda, guarda che splendore Giuseppe, guarda. Non ho trovato quel prodotto, porca miseria, cioè, guarda che pomodoro lì sotto, guarda, 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 quello è pronto domani, eh? Guarda, guarda, è tutta un'esplosione di colori, Giuseppe, dal verde all'arancione, rossi questi non ce li facciamo diventare, rossi bastiamo noi, Giuseppe. Però, c'è un però. Da quando torniamo, domani penso, vero? Ecco, guarda qui che bello, che lo spettacolo, le melanzane pure cominciano a venire, già le abbiamo colte l'altro giorno, ma ecco qui l'altre, bellissime, sono le tonde viola, molto dolci. Allora, domani che cosa c'è da fare? Vedi, qui ho fatto già una tazzetta, questo la zappa in santa pace, però non se ne possono fare più di a quest'ora di 4 o 5 al giorno perché non voglio ucciderti Giuseppe. Ecco, ho fatto questa, sono due, questa è tutta l'erba che ho tolto Giuseppe e domani tocca a te. Ecco qua, guarda, vedi, levo il grosso, poi ci passerò il trattore. Ecco, adesso vado a chiudere l'acqua. Queste sono le cosce di Monaca, vedi? Perché chiamate così? Forse perché sono belle fatte a prosciuttate come quelle delle monache. Vado a chiudere l'acqua. Giuseppe, allora io questo messaggio tra poco te lo invio e chiaramente è quello, questa è la salsa che comincia ad avere il suo colore e ti invio questo messaggio e chiaramente ti invito oggi a riposare perché domani dobbiamo fare un bel po' di lavoro, se ti va, certamente c'è da raccogliere. Ah, questa è l'ua fragola, vedete che bei chicchi quest'anno, non si cura, non gli si fa niente, è questa, si leva giusto un po' le foglie e qualche cosa. Va bene, qui Orto Morigoni e soci, devo dire, Zagarolo City, passo e chiudo.